Passo quindi la parola al candidato consigliere comunale Tano Pace. Dopo Pippo Pagano io sono il secondo vecchietto. Sono Tano Pace, tutti mi conoscete. Grazie di cuore. Cari concittadini, l'accusa che i nostri avversari spesso ci muovono è quella che secondo loro noi in questa campagna elettorale non avremmo parlato di programmi. Loro che cosa hanno detto? Hanno scritto una lettera di fesseria e basta. Cosa assolutamente falsa! Ne abbiamo parlato invece molto ed in modo chiarissimo. L'ha fatto il nostro candidato sindaco Ignazio Puglisi in tutti i suoi interventi, l'hanno fatto i nostri candidati da questo palco, lo faremo ancora, certo lo faremo per tutti i giorni della campagna elettorale, perché vogliamo che il vostro sia un voto dato con coscienza e con la piena consapevolezza di cosa vogliamo realizzare con la nuova amministrazione dell'avvocato Puglisi. Fatta questa breve premessa per intervenire in questo comizio, voglio prendere spunto da un nostro manifesto che recita così: chi siamo? Che cosa vogliamo per Piedimonte? Una felice induzione, questo slogan che voglio adesso analizzare insieme a voi perché abbiate più chiaro il senso del nostro impegno per la città. Chi siamo? Siamo una squadra di persone, donne e uomini, giovani e meno giovani, io vi considero giovani, un insieme di entusiasmo ed esperienza che dispiaciuti per la cattiva amministrazione del nostro comune abbiamo avvertito l'esigenza di scendere in campo impegnandoci in prima persona sotto la guida del candidato sindaco Ignazio Puglisi. Siamo tutti accomunati dalla volontà di rinnovare la politica a Piedimonte, di rinnovare i metodi, gli interpreti e le finalità. Stiamo facendo con una lista Uniti per il Cambiamento, composta prevalentemente da persone che si cementano per la prima volta nella politica locale. In ogni caso giovani, d'età e di spirito, innamorati della nostra città, non rassegnati al destino che 5 anni di cattiva amministrazione le hanno assegnato. Siamo altresì convinti che una gestione oculata della cosa pubblica porterà Piedimonte a crescere e a migliorarsi, favorendo lo sviluppo e l'armonia sociale, quella che è mancata negli ultimi tempi. Nel preparare la lista, nello scegliere i candidati, abbiamo attuato metodi diversi da quelli che solitamente adottano i partiti, quelli cioè di scegliere i candidati in funzione del numero dei consensi che sono capaci di apportare. Spesso ciò è in contrasto con la capacità di proposta politica da parte degli stessi. Ne abbiamo avuti di esempi nei consigli comunali passati. I candidati devono essere scelti in ragione delle loro capacità d'analisi e di proposta, di disponibilità verso la collettività dell'amore dimostrato per Piedimonte. Noi così abbiamo fatto ed oggi possiamo presentare all'elettorato una lista di persone per bene, animata dalla voglia di fare e non frutto di indicibili compromessi. Bravo, bravo. Gli applausi, basta, basta. Questo modo di agire, quello del compromesso e della ricerca del candidato che porta voti,
lo lasciamo ad altri. Non potremmo sperare di cambiare la città se avessimo attuato metodi che non ci sono propri nella scelta politica per tradizione e per cultura. Cosa vogliamo per Piedimonte? Muovendo dai convincimenti prima esposti, ci siamo ritrovati ad elaborare un programma politico che il nostro candidato sindaco, avvocato Ignazio Puglisi, ha brillantemente esposto nella manifestazione di domenica 5 maggio presso il Museo della Musica e successivamente nel comizio di apertura della campagna elettorale di domenica 19 maggio. Nel nostro programma sono tracciate le linee guida della prossima amministrazione. Anche in questo caso abbiamo scelto la strada della sobrietà e della rialzabilità rifuggendo l'idea facile ma ingannevole di approntare un libro dei sogni che mai potremmo realizzare. Piedimonte non ce n'ha bisogno di gambetti in erba sintetica, non ha bisogno di autostrade al cielo, non ce n'è bisogno. Noi possibilmente ci accontentiamo di sistemare l'esistente nei migliori dei modi, soprattutto la pulizia, quella che ci è venuta a mancare. Un programma il nostro in cui troverete idee semplici e fattibili, progetti concreti che ci impegniamo a realizzare nel prossimo quinquennio. Per quanto riguarda il mio apporto specifico, qualora eletto, assicuro che pur contribuendo in modo fattivo a tutte le iniziative della Giunta e del Consiglio Comunale, incentrerò la mia azione per la realizzazione di 4 punti che ritengo essenziali per Piedimonte per portare a compimento per il cambiamento che è atteso da tutti. I 4 punti essenziali sono: primo, pulizia morale. Sì, l'ho ripeto, pulizia morale. Non c'è bisogno. Poiché l'amministrazione comunale deve rappresentare la gente per bene, ed il municipio deve essere la cartina di tornasole di una comunità onesta e laboriosa, qual è quella piedimontese. Non è possibile assistere ad atti amministrativi che per essere condotti ai margini della legalità tanto sconcerto provocano nella cittadinanza. Attueremo in modo scrupoloso e sistematico con l'amministrazione del sindaco Ignazio Puglisi, ascoltate, il piano anticorruzione previsto dalla legge numero 190 del 6 novembre 2012. Il piano anticorruzione è uno strumento finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità nell'attività amministrativa dell'ente. La trasparenza deve trovare casa nel nostro comune di Piedimonte. Tutti devono avere la certezza che chi amministra la cosa pubblica ha il solo intento di migliorare le condizioni dei propri cittadini. Smaltimento dei rifiuti e decoro urbano. Impegno serio con la ripresa del servizio di nettezza urbana sotto il controllo dell'ente comune. Si parla sempre e ne parlano tutti di turismo, ma ci si dimentica troppo spesso che un paese pulito ed accogliente sotto l'aspetto del decoro urbano e del verde pulpo, ancorché dei servizi logistici essenziali, è necessario per parlare in modo serio di promozione turistica. In aggiunta a ciò abbiamo idea di realizzare una serie di iniziative che saranno la base per il lancio del turismo a Piedimonte.
Pensiamo infatti a realizzare un percorso turistico con recupero e la valorizzazione di monumenti ed edifici di interesse storico-culturale, colonna dell'impero, acquedotto Presa Piedimonte, lavatoio comunale, abbeveratoi, case bevacqua che fanno bene. Ci siamo andati l'altro giorno col sindaco Puglisi, il candidato sindaco Puglisi, c'è proprio un macello, Il potenziamento della festa della vendemmia mediante l'istituzione di una fondazione che ne curi la promozione, la realizzazione e ne renda trasparente la gestione nelle entrate e delle uscite, non come si è fatto fino adesso. Questi sono alcuni esempi di come vogliamo scommetterci nel rilancio turistico della città. Terzo punto. Lo sport, a mio avviso, è uno dei settori in cui amministratori attenti alla crescita della propria comunità debbono impegnarsi di più. Questo per la grande importanza che lo sport riveste nella formazione delle giovani generazioni, sia sotto l'aspetto propriamente dell'attività fisica che quello della formazione psicologica. Viviamo infatti una società nella quale sempre meno sono gli spazi dedicati alle attività fisiche, sportivi, capaci di aggregare e coinvolgere i giovani, di promuovere sane attività ricreative, agonistiche, che invece per l'alto valore socializzante dovrebbe essere uno dei principali impegni di ogni buona amministrazione. Vediamo purtroppo che la pratica delle attività sportive a Piedimonte è lasciata al volontariato di cittadini o alle gestioni di società private, senza che ci sia la presenza dell'ente comune, o quando presente comunque in modo insufficiente. Adesso che finalmente la palestra comunale è in parte ultimata e ci sono voluti diversi decenni, c'è la possibilità concreta di utilizzarla come centro di avviamento allo sport. Una nostra idea, questa, che se realizzata porterà all'utilizzo effettivo della struttura pubblica, ma soprattutto fornirà ai giovani piedimontesi un'offerta di attività sportiva diversificata. Bisogna, in collaborazione con le federazioni dei vari sport, concordare dei corsi di divulgazione delle tante discipline che possono essere praticate dai ragazzi, in modo da non limitare la pratica sportiva al solo calcio. Quarto punto, questo che mi sta proprio al cuore, le frazioni che negli ultimi, per non dire quasi da sempre, sono state sempre trascurate, sempre, soprattutto Presa Vene e San Gerardo. La promozione e la valorizzazione delle frazioni deve avvenire mediante lo sviluppo del cosiddetto turismo religioso, che tutti lo diciamo di qui sopra per comodità, ma nessuno negli anni precedenti ne ha fatto nemmeno un cenno. Avendo il nostro comune 22 santuari rinomati in tutto il mondo, si deve favorire la nascita di strutture ricettive che permettono un piacevole soggiorno, esaltando le particolari bellezze e le straordinarie posizioni geografiche delle frazioni, vicinissime sia al mare sia alla montagna, che unite al clima invidiabile rende quei posti veramente unici al mondo. Questi sono in sintesi i punti salienti del mio impegno nell'amministrazione del sindaco Puglisi. Cose semplici, concrete e realizzabili. Il progetto c'è, adesso tocca a voi fare sì che le idee diventino fatti concreti. Voi avete la possibilità il 9 e 10 giugno di dare concretezza a questi progetti. Lo farete, e sono sicurissimo, sicurissimo, votando la lista Uniti per il Cambiamento con Ignazio Puglisi sindaco.